Ben ritrovati miei cari amici qui su Non Solo Fumetti, oggi quarto video acquisti del mese di aprile 2023, vi porto alcune novità e anche alcune ristampe. La settimana scorsa dovete sapere che il terzo video acquisti è uscito un po' in ritardo, quindi mi scuso di lunedì, proprio perché non stavo molto bene, quindi se non l'avete ancora visto vi invito a darci un'occhiata, non è un video abbondantissimo ma in ogni caso c'erano alcune belle novità. Direi di partire subito con i manga. Primo acquisto Chainsaw Man in Discovery Edition, quindi al prezzo lancio di 1 euro. Molto carina questa variant, tra virgolette, soprattutto perché costa poco. Scherzo, comunque non dovrebbe avere niente di diverso dalla regular, credo sia per lanciare un po' la seconda stagione del manga che è ripartito con il numero 12, che ovviamente anch'esso è uscito in variant, magari ve la lascio qui in sovrimpressione così la potete vedere, molto carina, che io al momento non ho comprato proprio perché mi mancano ancora tutti gli altri volumi, quindi credo insomma sia inutile andare ad anticiparne l'acquisto. Non sono un grande amante delle variant, comunque diciamo che se mi capitano a buon prezzo ovviamente le prendo, ma sicuramente non impazzisco certo per averle. Vi mostro anche il primo volume regular così potete vedere le enormi differenze in ballo, ovviamente copertina frontale diversa, non saprei dirvi quale delle due mi piaccia di più, sicuramente una vale l'altra, forse la Discovery un attimino più carina grazie alla presenza della signorina Makima sulla copertina. Costine uguali, ovviamente cambia solamente il colore del numero 1, mentre per quanto riguarda il retro è tutto identico. Come potete vedere non ho ancora levato il prezzo di libraccio dalla regular, sono un vero e proprio villone, perdonatemi. Vi sfoglio le tavole alla velocità della luce, come vi avevo già detto in precedenza comunque i disegni di Tatsuki Fujimoto mi piacciono in generale, quindi niente, diciamo pure che ora mancano gli acquisti di tutti gli altri volumi. Chainsaw Man comunque ho visto l'anime e mi è piaciuto, vedremo il manga che cosa mi dirà se mai lo comincerò. Prossima uscita di questa settimana, Evangelion volume 5 con la sua Collector Edition, come al solito Evangelion manga eccelso di una serie anime eccelsa, deve essere uscito anche l'artbook qualche settimana fa, non l'ho preso perché ovviamente se mi metto a prendere anche gli artbook rischio la bancarotta, sicuramente mi sarebbe piaciuto molto, magari in futuro lo prenderemo, chi lo sa. Apriamo questa confezione così vi mostro il contenuto. Abbiamo la cartolina, anche se non so che cosa cazzo farmene, carina, non c'è niente da dire. Manga sempre al prezzo di 14,90€, edizione deluxe con sovracoperta, sotto sempre il solito sfondo nero con scala di grigi. Se non lo avete ancora letto e non avete visto l'anime, secondo me correte a farlo. Anche dopo 20-25 anni, comunque secondo me resta un anime guardabilissimo, sicuramente un po' lento per quelli che sono i tempi correnti, ma vale sempre la pena secondo me darci un'occhiata. Consiglio ovviamente questo per i più giovani, per i più attempati come me invece il manga e l'anime rappresentano un gran bel salto nel passato, insomma ancora un grande effetto nostalgia questo titolo. Altro bel recupero, come accadrà da qui ancora per qualche settimana, Akira volume 3 di Katsuhiro Otomo, prezzo di 22€ come sempre. Quest'oggi in questa veste color rosso, forse più salmone oserei dire, edizione magnifica come sempre, non c'è niente da dire, disegni sempre spettacolari. Purtroppo devo ancora cominciare a leggerlo, mannaggia a me, non ho mai abbastanza tempo, spero che questo ponte del 25 aprile sia proficuo per andare ad eliminare un po' di quella roba che ho nella mia lista di letture in corso che è veramente spropositata. Vi mostro le tavole perché anche qui secondo me ne vale sempre la pena, ovviamente ve le mostro in maniera un attimino flash.
Come al solito potete vedere delle ambientazioni da panico, bellissime ovviamente, come ho già detto anche questa carta un po' giallognola mi fa veramente impazzire, probabilmente una delle migliori edizioni manga che sono in uscita o che sono uscite finora. Compratela insomma non appena ne avrete la possibilità, io non appena potrò vi dirò anche qualcosa in più. Terminiamo qui con i manga ragazzi e passiamo invece al fumetto americano. Cominciamo dalla Casa delle Idee. Oggi ho recuperato il must have di Avengers Divisi, storia di Brian Michael Bendis, che qui viene lanciato per la prima volta, mi sembra, non vorrei dire cazzate, sulla testata principale degli Avengers, mi sembra sia 2004-2005. Come ormai avete capito, se siete soliti qui sul mio canale, Bendis è un decostruttore, quindi colui che prima rade tutto al suolo per poi fornire sempre dei nuovi punti di partenza, ecco. Io sto un po' affrontando un percorso ritroso nell'andare a recuperare alcuni maxi eventi all'interno dell'universo Marvel. Sono partito infatti da X-Men vs Avenger per poi spostarmi con House of M e infine approdare, come potete vedere qui, in Avengers Divisi. Diciamo che sarebbe meglio, come vi ho già detto più volte, fare il contrario, ma comunque vabbè, a me va bene anche così. Storia alla detta dei più fondamentale questa, dove vedremo i nostri eroi toccare il fondo, cosa che, come appunto vi ho già detto, a Bendis riesce molto bene. Infatti insieme alle storie secondo me di Millar, le sue stanno diventando tra le mie preferite. Sarà un po' mainstream ragazzi, ma i gusti sono gusti. Quindi eccoci qui insomma per chiudere questo breve viaggio a ritroso che ho iniziato. Lo stavo cercando online questo volume, ma non sono riuscito a trovarlo al suo prezzo di copertina, dato che anche sul sito Panini il must have è esaurito. Magicamente sono entrato in fumetteria ieri e l'ho visto ed ecco che insomma è finito nella mia saccoccia. Il volume ragazzi contiene gli episodi di Avengers 1963 dal 500 al 503, storie scritte nel 2004. Credo che questo 1963 sia un attimino il periodo in cui è ambientata la storia. Non ne sono sicuro ovviamente perché non ho ancora letto un cazzo. E infine contiene anche il volume di Avengers finale del 2005, ambientato nel 2005 io presumo. Quindi almeno questa è la numerazione che si trova all'interno sull'indice ad inizio volume e credo insomma che la spiegazione sia questa per queste date fornite sull'indice. Se ho detto cazzate lo scoprirò e mi scuso insomma. Sgamiamoci qualche bel disegno, in questo caso disegni ad opera di David Finch, disegni comunque molto belli, uno stile che non so, a me ricorda proprio, mi sa proprio da Avengers, non so dirvi il perché, dato che non sono nemmeno così ferrato in materia Vendicatori, però mi sembrano proprio ben collocati, ecco. Comunque sono contento di averlo trovato pure al suo prezzo di 15 euro, dato che appunto non si trova da nessuna parte, ovviamente super consigliato. Passiamo invece a DC Comics. Oggi abbiamo un po' quello che è l'equivalente di must have per la Marvel, quindi un volume di Batman, Batman The Killing Joke della DC Library, questa nuova edizione dal prezzo un attimino più abbordabile, è uscita anche se non sbaglio questa settimana al prezzo di 12 euro, al posto dei 32 euro della versione Absolute, che comunque ragazzi secondo me li vale tutti, ma visto il mio imminente recupero di Transmetropolitan tutto in Absolute, perché quello c'è cazzo, ho deciso di mettere un po' il freno a mano alle edizioni un po' troppo premium, ecco. Quindi vogliamo bassi, accontentiamoci, edizione comunque molto apprezzabile, ho già visto che ci sono degli extra, delle introduzioni, delle postfazioni, degli inframezzi, quindi è ricco comunque di contenuti. Fumetto questo sceneggiato magistralmente da Alan Moore, che da quello che so analizza i punti di vista sulla realtà passando
prima dall'occhio del pagliaccio re del crimine, che vedete qui in copertina con il suo smagliante sorriso, e poi per gli occhi anche del crociato incappucciato Batman. Quindi ci verrà mostrata la maniera di vedere le cose, di percepire la realtà da punti di vista diametralmente opposti, ma che in fin dei conti hanno comunque qualcosa che li accomuna a questi due tizi, una vera insomma e propria dicotomia in senso filosofico sulla percezione di quella che è la realtà. Disegni in questo caso invece di Brian Bolland, disegnatore che secondo me qui all'interno dà il meglio di sé. Vi mostro qualche tavola perché secondo me sono veramente pazzesche. Ora si capisce anche perché abbiano fatto un absolute, secondo me, veramente dei disegni incredibili. Sfogliandolo così, molto bella anche l'espressività dei volti, vi mostro questo Joker in particolare. Infatti, se lo guardate bene, sembra veramente pazzo dalle gare, mentre Batman, guardandolo, sembra sempre incazzato, nero come una iena, freddo e... non gli si può dire un cazzo, guardatelo. In ogni caso mi sembra di aver letto da qualche parte che rispetto all'opera di 30 anni fa, perché appunto si tratta di un fumetto dell'88 addirittura, mi sembra che questa sia stata un attimino revisionata. Presumo sia questa che anche l'edizione Absolute, soprattutto per quanto riguarda le colorazioni. Sono stati aggiunti anche alcuni particolari, un attimino forse con l'intento di svecchiarla, se si può dire. Dico così perché ovviamente non ho mai visto l'opera originale dell'88, tutto comunque sempre ad opera del buon Brian Bolland, in maniera digitale, da quello che so, poi insomma correggetemi se sbaglio e se ho detto una marea di cazzate. In ogni caso un gran bel pezzo da avere, soprattutto per soli 12 euro, quindi ragazzi, consiglio spassionato, non fatevelo sfuggire. Per il video di oggi è tutto ragazzi, in settimana sappiate che uscirà un video unboxing di un paio di pacchettini che mi sono arrivati, credo all'altezza di martedì, quindi acquisti doppi questa settimana. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto, un saluto dal vostro cazzo di nessuno, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!